Allora, mister, il primo dato che balza all'occhio sono i due gol subiti nelle ultime 9 partite. Non è solo quello, perché la squadra sta facendo qualcosa di straordinario, lo dobbiamo rimarcare perché non si inanella una serie così di risultati se non ci sono all'interno dei valori sia tecnici, morali, tattici. Quindi la squadra è arrivata, si è presentata a questa partita con delle difficoltà perché abbiamo recuperato Dijkma solo ieri, Faraoni si è allenato part-time, ancora c'è qualche giocatore che non è in perfette condizioni. E abbiamo letto bene la gara, interpretata nella maniera giusta, contro sappiamo che questa è una squadra anche forte, che ha dei valori tecnici importanti. Bene, posso solo fare i complimenti a questi ragazzi. Oltre al sacrificio e all'abnegazione di tutti i 14 che hanno giocato, c'è da sottolineare un piccolo cambiamento, magari in Gallabinov, che oggi è stato molto altruista in versione assistman. Di solito lui è più finalizzatore, oggi si è un po' scambiato con Gonzalez i ruoli. Sì, ma Andrei ha queste qualità. Io ripeto, in questo momento abbiamo due attaccanti come Felice, che io non mi dimentico, che sta tirando il fiato, poi ci tornerà utile, molto utile, perché è un giocatore straordinario sotto tutti i punti di vista. Andrei è stato un po' fuori, adesso ha voglia, ha fatto bene, ha lavorato per la squadra e questa è la cosa importante. Quindi niente, ecco, ci teniamo queste situazioni qui che ci aiutano, e non è un caso, a fare dei risultati importanti. È il sesto 1-0, e quindi di solito si dice 1-0 partita perfetta. Sì, perché comunque, ripeto, oggi c'erano, ripeto, dovevamo, per non abbassarci e non rischiare così, in alcune situazioni dovevamo dare pressione alta, sono mancate un po' di energie nel fare questo, però la squadra ha saputo anche lavorare bene, basta, anche quando siamo andati a 5, perché Dijkma ha avuto due grampi, non so se avete visto, Poli comunque era affaticato. È un momento in cui, quando non sei in perfette condizioni, ma vinci, specialmente in un campo così difficile come Livorno, sono punti pesantissimi. Cioè, a me sembra che l'unico difetto che proprio vogliamo cercare è l'incapacità di ammazzare la partita dell'avversario, perché questa Novara ha dimostrato di saper difendere anche basso, dentro l'area di rigore, ha la forza per poterlo fare, ma non troppo di ripartire, di far rifiatare e di fare male nello spazio quando c'è. Sono d'accordo, dobbiamo gestire meglio alcune situazioni perché spesso siamo un pochino o troppo leziosi. Ad esempio, la squadra, non so se avete visto, è partita 5 minuti molto bene, ma quasi accademici, non è il nostro calcio questo, noi dobbiamo impattare in maniera veemente perché poi quando riusciamo a distenderci, ad aprire, la squadra fa bene, quindi sicuramente questo è vero, dobbiamo imparare anche a chiudere le gare perché non sempre magari riesce a portare in fondo un risultato così. Facendo di necessità virtù, anche se no, forse non dovevamo guardicchiare le cose che ha fatto in settimana, ma qualcosina è uscito, ha provato la difesa 3, oggi è stata messa in campo praticamente alla faccia del fatto che aveva in testa solo il 4-3-3, ne abbiamo viste tutte fino No, ma adesso. io l'avevo provato perché sapevo che quando vinci le partite, quando ti va a mancare un po' di energie e sei costretto a cambiare volto, diventa importante. Vicari è entrato molto bene, ha fatto molto bene, ha risolto un sacco di situazioni, quindi questo è importante. Lei, se guardiamo a diverse partite dove non è venuto il risultato, è cambiato solo anche un po' il vento, un pizzico di fortuna e di cinismo, perché la capacità di difenderci è sempre stata, poi gli episodi hanno visto male in altre circostanze. No, ma questa squadra è una squadra che non può giocare sotto ritmo. E questo, il nostro problema è quello. Noi quando giochiamo bene, e bene parlo dal punto di vista dello sviluppo della manovra, e facciamo molti tocchi, molti passaggi, poi rischiamo di essere, non so se avete visto, il primo tempo abbiamo perso due palle su delle punizioni nostre, battute velocemente.
perché mancava un po' di quella determinazione, no? Che solitamente, e poi questo è un campionato così, è un campionato dove dobbiamo essere sempre intensi.